Prego, prego. Senti, Federica, finalmente è stato atteso un parto lungo, no? Il tuo. Sì, un parto lungo, ma adesso si è risolta per il meglio, quindi sono contento. Come sapete, ho firmato un contratto di 4 anni e mezzo e quindi sono molto contento, sono felice. Sono felice io, sono felice mia moglie, perché come ho già detto più di un'occasione, qui abbiamo trovato un posto splendido, la città è bellissima e quindi siamo contenti di rimanere qui, ecco. Il tuo rientro in campo è stato, non dico viziato, condizionato dal ritardo della firma, come molti hanno pensato, oppure erano due piste diverse? Allora, lasciamo stare queste cose qua che sono passate. Adesso siamo, ripeto, siamo felici tutti quanti del contratto che ho firmato, sono felici noi, sono felice io, sono felice la società e quindi quella è la cosa più importante. Il passato è passato e guardiamo avanti. Qual è il trucco? Cioè, come si fa a stare fuori 8 mesi e poi risultare determinati nelle prime 2 partite, pur non avendo magari 90 minuti ancora, giustamente? Come si fa? Ma questo è frutto dell'impegno, io mi sono sempre allenato a 1000, chi mi conosce sa come lavoro, sa che do sempre il massimo e quindi questo penso che sia l'arma vincente mia. Ho sempre dato il massimo e continuerò a farlo perché fa parte di me. Sono contento perché mi sono fatto trovare pronto e quella è la risposta più bella che mi potessi dare anche personalmente. Sei stato un momento dal punto di vista proprio sanitario del percorso, della convalescenza, in cui ti hai un po' crollato con la tosse, non so se poi sei esagerato, insomma hai avuto una botta psicologica, hai dovuto rifare l'altra caviglia, è stata una cosa tecnica, cioè cosa, il momento in cui hai pensato? Ma l'altra caviglia è stata una cosa abbastanza semplice, cioè ne abbiamo approfittato perché dovevo star fermo ancora, ne abbiamo approfittato per fare questa pulizia, ma quella è una cosa veramente semplice. Il piede sinistro sì, è stata un po' un casino, diciamo, però adesso si è risolto per il meglio, quindi sono felice. Sono stati mesi ovviamente duri, però adesso vedo la luce, sono felice, quindi continuiamo per questa strada. Senti, ma appunto, al di là della frattura c'era qualcosa di più, oppure è servito proprio questo tempo necessario per la ricomposizione? Sì, sì, purtroppo i termini medici io ovviamente non li so, però è stata una frattura, sì, ecco, che ho fatto questa operazione con una vite per ridurre appunto la frattura e niente, il tempo necessario era quello e quindi ovviamente mi hanno detto che questo osso qua è un po' importante per il piede, quindi c'è voluto questo tempo, basta. Tu adesso hai la vite dentro, cioè le volte che passi il check-in suona... No, però c'ho la vite ancora dentro al piede che dovrò tenerla sempre, se non mi dà fastidio devo tenerla sempre, quindi dobbiamo convivere con questa cosa. Che non ti dà fastidio? Devo conviverci un po' col dolore, questo me l'hanno detto dall'inizio, quindi ci conviviamo e speriamo che fra un po' di tempo mi passerà. E tenerla sempre, scusa, nella tua vita da calciatore? No, no, sempre, penso... No, assolutamente. Poi ovviamente se comincerà a darmi fastidio seriamente, allora si penserà, però sotto questo aspetto qua mi hanno detto che non dovrebbe essere un problema. Sì, sì, ma quello penso che sia una cosa normale dopo 8 mesi che... Ma anche solamente la tensione, la partita, la preparazione, ovviamente è tutta un'altra cosa rispetto a fare solo allenamento e basta. Cosa pensavi durante il giro dell'andata quando vedevi la difesa del Bologna che era tra le peggiori del campionato? Cioè, ti cresceva la voglia? Quella non è mai mancata, non mancherà mai. Però ovviamente io, anche se non ero presente in campo, ma vivevo con la squadra questa situazione perché spogliatoio, poi prima delle partite io ero sempre lì un'ora prima dell'inizio della gara, quindi diciamo che la gara la vivevo con loro. E dispiaceva questa situazione qua. Io penso invece che adesso le cose si siano un po' sistemate. L'atteggiamento in cui andiamo in campo è diverso, a mio avviso.
e quindi c'è solo che da migliorare. Ovviamente il tempo non è tanto, perché adesso c'è il giorno di ritorno. L'obiettivo nostro, lo sappiamo tutti qual è, che è la salvezza, e da qui non si scappa. E niente, adesso c'è da tenere la testa bassa e lavorare tanto in campo, che quella è la cosa migliore. Come dico sempre, il lavoro poi ripaga, sono sicuro di quello che dico. Senti, tu conoscendo che so che sei felicissimo di aver firmato questo contratto e di restare qui, ecco, però visto che si è parlato anche della possibilità di venire a lavorare, ovviamente giovane, che potresti essere qui, possa essere utilizzato sul mercato. È un'ipotesi che tu escludi da quello di gennaio, da quello dell'assicurazione, in questo senso che resterai comunque qui? Di quello non se ne è mai parlato. Ovviamente il calcio non si sa mai come va a finire, però io penso sì di rimanere qui. Non penso che ci siano le cose qui che usciranno da qui in avanti. Infatti appunto mi volevo legare a questo discorso, nel senso che giustamente parlavi prima di tua moglie, nel senso che è un matrimonio, quello con Bologna, che se dovesse arrivare anche in fondo, forse quasi diventeresti un giocatore storico, voglio dire, ecco. Bologna è comunque il tuo, non so, trampolino di lancio, ma anche il tuo sogno, oppure è chiaro che insomma, dopo aver passato anche questo infortunio, quindi difficile, dopo la ripresa, insomma, giocando come giochi, cioè essendo uno dei migliori, magari le aspirazioni poi potrebbero anche essere diverse, cioè Bologna come trampolino di lancio, voglio dire. Beh, quello penso che sia, come ho già detto in più di un'occasione, penso che sia normale, un giocatore è normale che vuole arrivare nelle grandi squadre, però io penso che Bologna sia una grandissima piazza e io analizzo sempre le cose, quando le faccio analizzo sempre al 100%. Sono stati finora 4 anni molto importanti per me, sono sempre in salita e quindi adesso che ho firmato questo contratto qua spero che siano altri 4 sempre migliorando, insomma, ecco. Cosa ha portato a ballare di nuovo rispetto alla gestione di Oli? Ma questo sinceramente non te lo so dire. Io penso invece che sia cambiato dentro la testa nostra qualcosa. Perché poi si sa, quando le cose vanno male, i primi a pagare sono gli allenatori, e si sa questa cosa. Però penso, appunto, come ti ho detto, che è scattato qualcosa dentro la nostra testa, perché queste ultime 2 partite comunque parlano chiaro, in senso, anche se non abbiamo fatto proprio così benissimo, ma almeno c'era la cattiveria, c'era la grinta che in ogni partita non deve mai mancare, a mio avviso. Quindi adesso dovrà cambiare qualcosa di più ancora in testa, perché così non basta, ovviamente bisogna fare sempre di più. Però penso che questa sia la strada giusta. Cioè, visto che qua non ci si annoia mai, ripeti quanto sono andato importante, e anche che un altro gennaio in cui si annunciano i baltoni, quello visto di vicino nell'aria, adesso aspettiamo notizie, può essere la partenza del capitano. Cosa cambierebbe se Bologna, come crediamo di capire, prenderà gli avanti? Beh, ovviamente da quello che so io non c'è niente di ufficiale, quindi bisogna aspettare per vedere. Ovviamente lo sappiamo che è un giocatore molto importante per noi, però io penso che la società farà le sue valutazioni e se dovesse partire il nostro capitano sicuramente farà qualcos'altro sul mercato, penso. Però questo è il compito della società e rimandiamo tutto più avanti, vedremo se ovviamente Alino andrà via oppure no. E tu pensi che comunque la difesa nella prima frazione di campionato, la prima metà, è stata forse uno dei punti un po' da mettere a posto per questo Bologna? C'è stato un periodo che veramente era drammatico, secondo me, a più di gol a partita, quindi ti rendi conto, cioè sei consapevole del fatto che il tuo rientro è stato proprio determinante, forse anche per i tuoi compagni? Cioè, io non credo che sia un caso se anche lo stesso Antonsson si è messo a giocare con più continuità. Adesso non è che voglio dire sono state solo 2 partite che tu hai giocato,
però forse sei un punto di riferimento per questa difesa, ti senti un punto di riferimento? Se voi avete notato questa cosa qua, mi fa piacere. Però io penso, io parlo sempre di gruppo, parlo sempre di reparti, cioè io penso che se la difesa non era al 100% vuol dire che c'era qualcos'altro che non andava, cioè non è solamente un discorso di difesa, e quindi secondo me si sono sistemate altre cose, partendo dall'attacco magari riusciamo ad andare a pressare in modo diverso il centrocampo, di conseguenza fa le scalate diversamente e quindi la difesa magari ne risente di meno. Però sicuramente può essere anche che comunque possa aver dato una mano anch'io, sicuramente quello sono contento magari che si sia notato questa cosa qui, ecco. Però penso che sia ovviamente merito di tutti e non solo del singolo. Senti, chi è stato più vicino in questi 8 mesi? Ovviamente sì, quello che mi ha sopportato di più è stata lei, perché ovviamente ho passato dei momenti difficili e non lo nascondo. Poi uno come me che sta fuori dal campo è veramente difficile, perché io ovviamente vivo 24 ore su 24 il campo, la mia testa è concentrata ovviamente per il lavoro che faccio, e star fuori così tanto tempo è stato difficile. Però anche la mia famiglia sicuramente nei momenti di difficoltà insomma era sempre vicina, e quindi quella è la cosa più importante. Ecco, domenica incontrerai Gabrielini, che conosci bene, stai già pensando qualche misura da prendere per fermarlo? Beh, ma Manolo è un grande giocatore, sta dimostrando le sue qualità, e quindi sicuramente bisognerà stare molto attenti. Ovviamente non c'è solamente lui, ma ci sono altri giocatori forti, e quindi dovremmo ovviamente preparare la partita in maniera perfetta. Anche perché a mio avviso questa potrebbe essere una svolta per il nostro campionato. Questa partita vale molto di più dei 3 punti. Dal punto di vista della tua preparazione è chiaro che quello che è successo ha cambiato tutti gli schemi della tua preparazione classica, nel senso che cioè magari tu ti sei allenato molto, ma la fase estiva non hai potuto farla. Cioè, come avete studiato qualcosa o si prende quello che c'è, nel senso che è ovvio che hai la storia di questi 8 mesi? No, beh, noi abbiamo lavorato anche con il mister precedente, ho lavorato per cercare di prendere i 90 minuti il prima possibile. Però sì, il lavoro di corsa ovviamente per portare il suo minutaggio, ma lavori precisi insomma non ce ne sono stati. Pioli ti ha detto, se fossi tornato prima. Cosa? Pioli ti ha detto, se fossi tornato prima forse avremmo fatto. No, quello no. Non l'hai sentito ancora? Sì, ci siamo sentiti e basta, perché comunque c'è un bel rapporto tra me e lui, e quindi tutto qua. Purtroppo si sa che nel calcio capita anche questo. Tu vuoi fare l'allenatore dopo? Sì, mi piacerebbe. Mi piacerebbe molto. Adesso però ci sono ancora un po' di anni davanti a me da giocatore. Però sì, mi piacerebbe. L'intenzione sarebbe quella. Signori? Grazie. Grazie mille.